Matteo Frao, c'è delusione perché speravate un risultato diverso, però poi la squadra ha fornito un'ottima prova, specie nel primo tempo, che poteva chiudersi in vantaggio. Ricordiamo che c'è stato l'episodio del rigore al 47esimo, battuto, sbagliato e ha fischiato l'arbitro. È chiaro che lì c'è la svolta, perché poi è rientrato in campo e segna il rigore il Monastir. Ma delusione non più di tanto, un po' di amarezza perché non siamo stati cinici, non siamo arrivati al risultato, perché a noi bastava anche un pareggio, avendo comunque in tribuna Carlos e Pippo Littaro, quindi partivamo già zoppi. Però io non sono deluso perché ho visto un bel calcio, ho visto i miei ragazzi che hanno giocato, hanno dato tutto, ho visto una bella squadra nostra e una bella squadra che è il Monastir, quindi ho visto uno scontro, diciamo, tra titani che sono quelle che si andranno a lottare il salto nell'eccellenza. Ho visto un bel calcio, quindi ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna perché è normale, sbagli un rigore al 45esimo, la squadra un attimo cede, scende un attimo l'umore, poi si riparte. Una lettura sbagliata purtroppo di De Sic, che è un ragazzo, un fuoriquota, un po' di inesperienza, un ingresso in ritardo di Falciani, è normale, lì becchiamo il rigore e allora è normale, scarica ancora un po' di più l'umore. Poi, se parliamo anche di alcuni problemi fisici che ci sono stati, di alcuni piccoli problemi di mura, di capelli, Sizia, è normale, ma ci sta, ma siamo alla seconda partita del campionato, quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare, ma intanto ho visto che la nostra squadra è una bella squadra, come è bella il Monastir, oggi ci siamo provati le forze, come si suol dire, e siamo andati. Non per infierire, però di fatto avete un rigorista come Carlos che oggi non giocava perché domenica subito un cartellino rosso che vi ha fatto un po' arrabbiare. Se no non fosse morto, era ancora vivo, come dice il proverbio. Purtroppo Carlos ha avuto questo e ha accettato, e noi come società, purtroppo dispiaciuti, abbiamo dovuto lasciare lui e Littaro in tribuna. E pazienza, recupereranno per la prossima, magari servirà per lezione, ragazzi. Avete presentato un nuovo acquisto, Giacomo Chessa, grande gara. Tanta roba, il migliore in campo. Giacomo arriva con tre allenamenti e oggi ha dominato la partita, non c'è nulla da dire. Una mentalità vincente, avete acquisito un giocatore che l'anno scorso ha vinto, è stato vostro Sì, avversario. assolutamente, è stato il nostro avversario, ecco perché comunque abbiamo buttato l'occhio, ma poi Giacomo è stato anche altri anni qua a Castiadas, quindi Certo. sappiamo già di chi si parlava e oggi la differenza in campo, insomma, era lodevole, si è vista. Un campionato lunghissimo, essere Tanto. a 3 punti da chi viene reputato il favorito, ovviamente dispiace, però è una corsa lunga, si perde una battaglia e non la guerra. Ah sì, siamo alla seconda partita, alla seconda giornata, il campionato è lungo, finisce il 12 di maggio se non erro, quindi avremo modo anche di rincontrarci, Certo. magari in casa loro, ecco, magari con Carlos in ritardo, magari con qualche rinforzo del calciomercato che sicuramente ci sarà a dicembre, non sono preoccupato, meglio provarle subito le forze che poi insomma a lungo andare riusciamo a sistemare, a trovare le rotte giuste, noi siamo positivi, ecco, siamo positivi. Un campionato difficile, avversari importanti, partite particolari come quella di domenica, perché poi Sì. voi andate a giocare in casa del Sì. Gonnos, che ha un impianto in terra battuta e quindi può creare difficoltà a voi che manovrate. Assolutamente, comunque un impianto. Allora, il campo del Gonnos è stretto, è corto, è un terra battuta, è un campo molto pesante, soprattutto per chi è abituato a giocare in un sintetico. Quindi loro da buoni padroni di casa cercheranno di sfruttare quella situazione lì a loro vantaggio, ma noi non saremo preparati. Volete trovare subito il riscatto e ripartire. Ci proviamo. Grazie Grazie a Matteo. voi, buona serata.